Bella ragazzi, torniamo con il nostro let's play. Allora, abbiamo sconfitto lo zombie nella cripta, abbiamo messo le quattro maschere, quindi stiamo andando avanti. Adesso avevo lasciato indietro nell'altra stanza, ovviamente, fanculo, di prendere un paio di oggetti qui, quindi adesso raccoglierò questi oggetti e poi andremo avanti. Anche perché sennò non possiamo andare avanti senza questi oggetti, quindi onestamente c'è poco da fare. Perdonate la voce nasale, ma sono ancora influenzatissimo, quindi sono un po' una chiavica. Allora, qui c'è da prendere questo che l'avevo lasciato qua. Sì. C'è un interruttore, premere, no, però adesso no. Allora, poi dobbiamo fare, mettere questa qui. Adesso lo premiamo. Non succede nulla. Ah. Eh sì, hai ragione. Ma finché non ti metto a posto il resto, tu giustamente dici no. Poi dobbiamo combinare questo con questo. Io ero un deficiente. Nell'altro video continuavo a mettere insieme l'insetto. Non mi ricordavo più che c'era anche l'esca da prendere. Adesso non lo ricordo. È più easy. Poi dobbiamo andare qua. Fare usa. No. No, non era qua che dovevamo metterlo. Dov'era? Qui. Ecco, perfetto. Vari tipi di esche. Usa. Poi andiamo qua. Ecco qui. No. No, voglio solo premere il pulsante io. Premere, sì. E voilà. Adesso ci prendiamo il nostro bel stemmino. Guarda là. Oh, va a cagare, va là. Raccogliamo lo stemma. Girati. Aia! Stronza di merda. Mi hai putto, ma hai fatto un male atroce. Infame che non sei nato. Bastarda. Bene. Fatto questo. E con il nuovo stemma possiamo andare avanti. Allora. Vediamo un po' un attimo la mappa, perché io devo andare al piano di sotto, però devo fare comunque tutto il giro, quindi da qui, ah niente, andiamo qua, dobbiamo, purtroppo, ebbene sì, dobbiamo fare, rifare tutto il giro della minchia, sono due palle così, lo so, però era un buon modo per allungare il brodo, come si dice. Io ovviamente vado dalla parte sbagliata, come sempre. Ce la posso fare a ricordarmi che cazzo di giro devo fare. Nessuno che vuole uccidermi? Nessun mostro? Nessun niente di niente? Va bene. Io oltretutto non ho neanche tutti sti colpi da dire vabbè eccetera. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Ponzi ponzi po po po. Andiamo qua. Sembra ieri che le porte erano tutte chiuse e Wesker ci abbandonava. Forse non dovevo ammazzare tutti gli zombie, non ho tenuto un cazzo di colpi io. Ho fatto un massacro, ma adesso sono senza colpi. Allora, qualche sorpresina? Ah, aspettate un attimo, voilà. Ma cosa c'è? Oh, oh. Niente, è stato veramente gentile comunque. No, aspetta, a me sembra che ci sia qualcosa, raga. Qui c'è qualcosa lì per terra, però boh, non lo devo raccogliere. E poi devo spostare questo qui. Mi sembra, vediamo se c'è qualcosa. No, questo non si sposta. Lo posso. Questo è ornamento. Questo invece l'ho già spostato e c'erano delle ammo e non penso che se l'ho risposto mi ridi alle ammo. Oh sì? Lo prendo come un no. Va bene. Dicevamo. Basta. Bella Jill. Ci like a lot. Mi sto andando dalla parte giusta. Stavo pensando però
Io fuori devo aver lasciato delle piantine. Ma mi sa che ho lasciato solo delle piante rosse. Non mi ricordo più. Boh, vabbè. Facciamo senza. Noi siamo dei pro e poi abbiamo lo spray. Alla peggio. Però cazzo, io in sto bagno ci devo entrare tutte le volte. In ogni cazzo di video ci sono io che entro nel cavolo di bagno. Beh, mi faccio venire la rabbia da solo. Qua c'è qualcuno che mi rompe le balle? Vi ho ammazzati 500 volte. Basta rompere i coglioni, eh. Di qua. Controllo, non si sa mai. Scialla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 l
Bene. Se Dio vuole ci siamo, ragazzi. Forse, forse ce l'abbiamo cavata. Allora, qua serve questo. A posto. Così possiamo entrare di qua. Che cazzo dobbiamo affrontare? Che mi stai dando delle cartucce del fucile. E soprattutto della vita. Che io vorrei prendere ma non riesco a raccogliere. Non me la fa prendere. Vabbè. Vediamo un po'. Ah, sono 6 anni per aprirla questa. Video. Jill to Brad, can you hear me? Dai, Jill. Ci sono delle erbette per terra. Broken. Solite botte di culo. Affanculo. Ma porca di quella zozza! Staccati! E staccati però! Ma, vabbè, ma che cazzo sei? Vaffanculo. Quanto mi ha fatto male il cane? Insomma. Oddio mio. Quanta fatica. Io direi che la prendiamo perché è un filo rischioso. Prendi anche quella blu che non l'abbiamo mai raccolta. Poi facciamo che già che ci siamo le miscegliamo anche. Posto. Allora. Qui non c'è niente. Qua si va su. E c'è un cancello. Da che parte andiamo? Sono chiuse o aperte? Quella là è aperta. E questa invece è chiusa. Vediamo. Vieni qua. No, non è vero. È aperta anche di qua. E allora andiamo a vedere cosa c'è dietro a questo bellissimo cancello. Che si apre verso di noi. Cazzo, non l'avrei mai detto. Shalala. Oh oh. Sì, io in acqua non ci voglio andare però, eh. Qui c'è un foro quadrato. Ah, serve la leva. Giusto. Ha ragione. Beh, no, c'è lo scontro con lo squalo fra un po'. No, vecchi, io interrompo il let's play. Cioè, mi fa cagare in mano tantissimo lo squalo. Il serpente mi faceva schifo, ma lo squalo mi fa veramente cagare in mano. Io odio le robe. Mi ha traumatizzato. Io non riesco più a giocare nell'acqua nei giochi da quando ho fatto lo squalo di Resident. Cioè, merda, una scaga terrificante. Dai, no, io non lo voglio fare. Che cazzo devo fare qua? Vuoi che ti getti qualcosa? Lo so. Lo sapevo già. Di gran cazzi, dove devo andare? Secondo il fatto che mi hai fatto realizzare che devo affrontare lo squalo e che non ne ho assolutamente voglia. C'era sotto solo 4 cani di merda qua? E basta? Torniamo di qua. Cioè, però a me lo squalo mi fa cagare in mano. C'ho un'ansia.
fare niente però qua finché non tolgo l'acqua. E che minchia. Beh, la mia memoria fa troppa cileca a questi punti. Non mi ricordo assolutamente cosa devo fare. Allora, con calma. Ragioniamo. Bisogna fare qualcosa qui. La domanda è cosa? È tipo un ascensore questo. Qua c'è una bombola. C'è un'altra bombola. Ci può fare una minchia. Vabbè. Ora che andrò via. Torno nella villa. Adesso mi accompagnate fino al salvataggio perché mi tira il culo così. Poi c'è quella cosa lì che non riesco a raccogliere. Ah, ma qua si scende. Ma va a cagare. Ecco dove devo andare. Allora. Sì, prendilo. Meglio averne 3 che 0. Cioè, non mi interessa, io voglio la batteria. Non avevo visto che si scendeva, ma quanto sono cretino. Ah, andiamo a vedere cosa c'è di qua, dai. Poi vi saluto. Però con calma, a sto punto. Dai, sono andato fuori a far fuori i cosi. Lugubre. Lugubrissimo. Oh, un altro filmato. Barry? Barry! Sono problemi. E noi invece dove andiamo? Ci hanno appena detto di non andarci, quindi noi la prima cosa che facciamo è andarci ovviamente. Subito proprio, di corsa anche. Il cancello dell'acqua dei desideri del cane e la guardia verranno esauditi. What? Una statua dagli occhi blu. L'iscrizione dice... Gli ultimi miracoli della distruzione. Una statua dagli occhi rossi. L'iscrizione dice l'uno riguarda la vendetta. Ah, adesso devo fare. Mi ricordo. Babò. Qua si va? C'è un interruttore. Ah sì. Ah, ho capito. Devo farli guardare tutti e due verso la porta, credo. No. No, aspetta, deve guardare di là. Ho sbagliato. Allora. No! L'ho fermato dalla parte sbagliata. E vai! No, dovrebbe essere a posto. No, aspetta, devono guardarsi, dai. Perché sennò erano a posto. Adesso gli facciamo... Facciamo in modo che si vedano, così non rompono la minchia. Allora. Ah, per farli guardare, se uno guarda a sud... Ho sbagliato, vabbè, questo. Sta già guardando a est. Ah, no. No. Aspettate, eh. Adesso lo risolviamo a sta lingua. Forse l'ultima cosa che faccio in questo video. Durerà 16.000 anni. Dove cazzo devono guardare i cani? Allora. Una statua degli occhi blu. L'iscrizione dice gli ultimi rantoli della distruzione. E questa invece dice una statua degli occhi rossi. L'iscrizione dice l'urlo di guerra della vendetta. Il cacciato sempre acqua dei desideri del cane. Da guardia verranno esauditi. L'urlo della vendetta. Che cazzo vorrà dire? Potremmo usare un gran metodo. Tiriamo a cazzo. Vediamo. Proviamo a girarli. Di culo, così. Sì, premilo, dai. Mi vergogno a metterlo di culo. Però...
Mettilo a nord. Lo rimettiamo di culo. Però non è culo, dai. West. Dai! Però 6 ore per fare sto coso. Adesso, da qui magicamente l'enigma si sarà completato. Eccoci ragazzi, ho risolto. Allora, uno lo dovete mettere verso il blu, verso nord, e il rosso verso ovest. Quindi nord e west fondamentalmente. Ho risolto, caccia. Madò, straziante. Due maroni. Provate tutte. E voi potete dire, potevi guardare una guida su internet che facevi prima? Io potrei dirvi sì, cazzo, è vero. Sono stupido. Sono andato a tentativi. Ma dai però, mi stavo girando a spararvi. E allora passo il cancello, stronzi. I hate you. Magarozzi. Ecco. Cazzo era quel suono? Il campanellino? Una grossa strada si dice. Ho capito. Io dove cazzo devo andare? Ah, qua. Allora, molto allegro, devo dire. C'hai dello stomaco, Gil, cazzo. E Capcom ha fatto un bel lavoro. Mi piace. Pozzi, pozzi, po, po, po. 8000 km però, Dumarò. Oh! Non ce la faccio a vedere. Sarà una stanzina piccola, ci sarà un fottuto salvataggio dentro. Andiamo a vedere. Vorrei anche salutarvi, sono 6 ore che vi tengo qua attaccati, vi sarete anche rotti altamente i coglioni. E vi do ragione. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. C'è un caminetto, uno zombie. No, siete zombie? Sì, ma non c'è neanche una macchina da scrivere, però. Ah, sì, grande! Ma non c'è il baule. Vabbè, che se non vi dai il baule io non ho i nastri, però. Dai! E non c'ho i nastri dietro. Vabbè, questa è una foto di famiglia. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Siamo un po' tutti intenti alla ricerca di un baule. Non posso salvare. Va bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo col prossimo video. Mi raccomando, restate sintonizzati, mettete un like e iscrivetevi.